Acquisito dalla Galleria degli Uffizi grazie a un attento controllo sulle opere in esportazione, il disegno preparatorio per la veduta del convento di San Paolo ad Albano, opera del pittore olandese Gaspar von Wittel, il cui dipinto a olio, già conservato alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, permette ora di vederli nuovamente insieme dopo oltre 300 anni. Il nostro collega Giorgio Marini ha visto questo disegno, subito capito l'importanza e l'ha portata all'attenzione del Ministero. Questo disegno è stato acquisito dallo Stato con la destinazione delle Gallerie degli Uffizi. Gaspar von Wittel, detto anche Van Vitelli, è padre del più famoso Luigi Van Vitelli, architetto della Regge di Caserta, che conserva fra l'altro il maggior numero di disegni dipinti del pittore di Utrecht. L'opera gli fu commissionata dal cardinale Ottoboni per commemorare il ricevimento da lui offerto a Clemente XI Albani nell'estate del 1710, durante la villeggiatura del pontefice a Castel Gandolfo. Nel dipinto il Papa è rappresentato affacciato al balcone del convento nella parte destra del dipinto. Il confronto tra disegno preparatorio e dipinto è importantissimo perché ci fornisce importanti spunti sulla metodologia di von Wittel, definito il pittore che unisce la tradizione paesaggistica olandese a quella italiana, in un superamento di quel paesaggio ideale verso una resa più oggettiva dell'aspetto urbano quotidiano contemporaneo. Tanto che l'artista, definito anche Gaspare dagli occhiali, fa uso di camere ottiche, giochi di specchi che permettevano su un piano orizzontale di rappresentare l'immagine inquadrata. Nel disegno preparatorio c'è la presenza di una quadrettatura che permetteva una riproduzione esatta del disegno, seppur con ripensamenti in una visione più centralizzata rispetto al bozzetto, ma con grande attenzione al paesaggio e alla luce del giorno, quasi da poter stabilire l'ora di quel pomeriggio d'estate del 1710 in una straordinaria campagna romana alle pendici dei Monti Albani.